tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Partono i lavori di asfaltatura nelle strade in Sassonia a Fano. Cosa fare in caso di incidente? Lo abbiamo chiesto al comandante dei Vigili Puligni. Il tricolore sventola sul traguardo della 14ª edizione della Colle Marathon, vinta da un mondaviese. L'Alma vince il derby contro la Vis, la troupe di Fano TV aggredita a fine gara. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Questa è Occhio alla Notizia, il telegiornale delle 20:30. Allora, cominciamo come sempre dalla cronaca. È un incidente che c'è stato intorno alle 11 di questa mattina tra due auto in via Roma a Fano, all'incrocio con via dell'Abbazia. Una Fiat Punto guidata da una donna di Fossombrone che procedeva in direzione Arco d'Augusto non ha rispettato lo stop, forse per una distrazione si è scontrata con un'altra Fiat Punto proveniente dalla parte opposta. Inutile il tentativo di frenata da parte della conducente, che non ha potuto evitare l'impatto e che tra l'altro, avendo il mezzo incidentato, è dovuta ricorrere ad un taxi per ritornare a casa. Solo danni quindi ai mezzi e per fortuna conducenti illesi, che hanno preferito effettuare la constatazione amichevole. E quale tipo di comportamento bisogna tenere quando c'è un incidente stradale? Lo abbiamo chiesto al comandante della Polizia Locale di Fano, Giorgio Fuligno. Dopo un sinistro accaduto nella città di Fano, un nostro telespettatore ci ha inviato questa fotografia con scritto incredibile. I vigili non intervengono in un incidente se non chiamati da uno dei coinvolti. È ancora assurdo, i vigili stanno arrivando solo adesso, e cioè dopo mezz'ora dallo scontro. Ma come funziona esattamente in questi casi? Quando intervengono le forze dell'ordine per i rilievi di legge o per regolare il traffico? Lo abbiamo chiesto al comandante della Polizia Locale di Fano, Giorgio Fuligno. Nel caso di incidente stradale le persone coinvolte possono procedere attraverso due modi: o compilare la constatazione amichevole di incidente attraverso un modello già predisposto che si chiama modello CID, o richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale a cui spetta il compito di rilevare gli incidenti. Poi dopo evidentemente si tiene conto anche della gravità, perché se c'è un blocco dell'autostrada si interviene subito, se c'è un blocco della superstrada si interviene subito, se l'incidente succede in una vietta poco frequentata e quant'altro, dove peraltro la polizia municipale si trova già impegnata in altri servizi e quant'altro, c'è anche il rischio che ci sia tardi per poter intervenire. Però la rilevazione dell'incidente stradale è un obbligo previsto dall'articolo 11 del codice della strada, quindi soprattutto poi se ci sono feriti e quant'altro, soprattutto se le parti non si mettono d'accordo e l'incidente ha una particolare gravità, per cui è necessario poter ricostruire proprio le dinamiche per poi consentire alle autorità competenti di stabilire le eventuali responsabilità che non spettano alla polizia. Se i veicoli coinvolti occupano gran parte della carreggiata, in attesa della vostra pattuglia possono già procedere in qualche modo? Dunque, quando ci sono incidenti particolarmente gravi, che possono anche poi, dai quali possono scaturire anche responsabilità penali, perché ci sono lesioni particolarmente gravi e quant'altro, è bene non spostare i mezzi, proprio perché poi la ricostruzione dell'incidente è difficile e dalla ricostruzione dell'incidente poi le autorità competenti stabiliscono la responsabilità. Ed ecco i numeri di telefono utili, 800 09 41 41 è quello necessario per contattare la Polizia Locale di Fano, 118 per il pronto soccorso, 115 per i Vigili del Fuoco, 112 i Carabinieri, 113 la Polizia Stradale, 116 il Soccorso Stradale. Sull'incidente gli interessati potranno richiedere copia della relazione con una domanda scritta al comando di polizia intervenuto. La polizia, quando rileva l'incidente, acquisisce una serie di informazioni, cioè alcuni dati possono essere tranquillamente richiesti dai coinvolti.
Sono partiti oggi da Sassonia i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Per il periodo degli interventi e quindi dei lavori, alcune vie diventeranno a senso unico alternato con divieto di sosta in ambo i lati. Nelle prossime settimane Fano sarà un cantiere aperto per un'opera di riqualificazione urbana che la città aspetta da tempo. Molti cantieri saranno avviati nelle prossime ore, quindi ce lo ha confermato il sindaco Seri questa mattina, che prima dell'avvio di queste opere era in perlustrazione nelle vie cittadine. Tappa obbligatoria Viale Adriatico, dove in mattinata sono partiti i lavori di asfaltatura e si è messo mano al verde pubblico con la potatura delle siepi e la tosatura del manto erboso. Direi che è una città in cantiere, in quanto oltre ai cantieri delle asfaltature partiranno anche altri cantieri, a dimostrazione che stiamo ribaltando, riqualificando la città. Avevamo avuto un'eredità pesante, se pensiamo alle strade, moltissime strade in pratica che da molti anni aspettavano una manutenzione importante. Come avevamo annunciato, ancora una volta stiamo dimostrando che gli impegni che avevamo preso li stiamo mantenendo. In modo particolare partiamo dal mare, perché è una città turistica, parte la bella stagione, l'estate, e vogliamo creare un buon biglietto da visita, a cominciare dalle strade. Però ecco, quello che mi preme sottolineare è questa volontà di dare un volto nuovo alla città. È un impegno importante, anche stiamo già ragionando su altre progettualità che cerchiamo di programmare in questi 2 anni. Fano vedrà veramente investimenti importanti che non hanno precedenti nella storia di questa città. A testimonianza di quanto sia una priorità la messa in sicurezza del litorale, l'amministrazione comunale ha ottenuto le deroghe necessarie ad operare per le scogliere fino al 31 maggio, domeniche comprese. Questo per arrivare alla sosta dovuta all'inizio della stagione balneare con lo stato di avanzamento dei lavori il più in ordine possibile, ed è appunto per questo che si asfalta partendo proprio da questo salotto della città. Gli operai stanno lavorando, siete partiti da questo pezzo di strada? Sì, siamo partiti da qui, ovviamente ancora stiamo fresando l'asfalto preesistente per risagomare diciamo, la strada e per fare delle bonifiche laddove la situazione è un po' più compromessa, quindi andremo più in profondità laddove appunto c'è da fare queste bonifiche stradali. È un lavoro importante, partiamo da metà strada, poi faremo il resto e completeremo tutto Viale Ruggeri nei tempi tecnici dovuti, una settimana, due, non so. Finito Viale Adriatico si passerà su Viale Dante Alighieri, che è la strada appunto parallela, e per poi ritornare poi sul resto della città. Quindi questo qui è un'attività che in tutto le due vie principali della Sassonia occuperanno circa 3 settimane di lavoro, tempo permettendo ovviamente. Una città a misura di bambino è una città di tutti, ne è fortemente convinto Francesco Tonucci, che da 20 anni si dedica a questo progetto che coinvolge oltre 200 città in tutto il mondo. Muoversi in macchina è complicato. Una città a misura di pedoni non è un'utopia, ma una strada percorribile e realizzabile, come dimostra l'esperienza della città spagnola di Pontevedra, 80.000 abitanti, che ha eliminato del 90% il traffico da 15 anni a questa parte. Ed una città a misura di pedoni è una città dove anche i bambini sono protagonisti, non come cittadini futuri, ma come parte attiva della società nella quale vivono e si muovono. Ed una città vivibile per i bambini è una città migliore per tutti. Questi e altri concetti, come la riscoperta di quel microcosmo che sono i quartieri, sono presenti nei libri del professor Tonucci, colui che lanciò per primo l'idea della città dei bambini. Presentati questi libri nei giorni scorsi nella sala Ipogea della Memoteca a Fano. Non è un concetto utopistico, una città che parte pensando per primis ai pedoni? No, direi che è una città democratica, perché i pedoni sono tutti, e solo pedoni lo siamo tutti. Poi alcuni di questi pedoni prendono la macchina, alcuni la bicicletta, alcuni i mezzi pubblici, però tutti siamo pedoni. E quindi partire dai pedoni vuol dire partire da tutti, e che dovrebbe essere una delle condizioni della democrazia. Quando noi diciamo bambini, non lo diciamo perché vogliamo bene ai bambini o per un fatto romantico e cose, lo diciamo perché per essere sicuri di non dimenticare nessuno dobbiamo prendere come misura il più piccolo.
È solo quando la città sarà attenta e disponibile alle esigenze dei bambini che potrà dirsi finalmente democratica, e cioè la città di tutti. La città di Pontevedra da 15 anni sta lavorando su questa idea. Il sindaco mi ascoltò 15 anni fa e 12 anni fa, quando tornai a Pontevedra, che è una città della Galizia spagnola, mi disse: questa è la tua città, perché io ti ho ascoltato 12 anni fa, mi hai convinto, e sono 12 anni che stiamo lavorando per questo. Le automobili sono in qualche modo scomparse, non che le hanno vendute, ma non le usano per andare in città, le usano per andare fuori. La città ha diminuito l'emissione di CO2, ha diminuito gli incidenti stradali, sono alcuni anni che non ci sono morti. Mi sembra una città che, appunto, partendo dall'obiettivo dei bambini, ha cominciato a pensare a un futuro che dovrà essere, secondo me, necessariamente un futuro senza auto. Il sindaco Seri ha tenuto per sé questa importante delega con la precisa volontà di rilanciare e di far ripartire questo progetto che 25 anni fa mise Fano in evidenza a livello comunitario. Noi stiamo riprendendo quel progetto, gli stiamo dando valore, stiamo già sperimentando un progetto con un quartiere a misura di bambino, ma vogliamo essere anche concreti, quindi stiamo proseguendo in questa direzione. Voglio ringraziare anche il professor Tonucci, che ovviamente con la sua presenza e con la sua ricerca ha portato Fano in giro anche per il mondo, nel vero senso della parola. Anche le iniziative ultime stanno riportando e dando il giusto spazio e valore a questo progetto che ha caratterizzato Fano. Dopo aver ospitato il coro di Rastatt, città tedesca con la quale Fano è gemellata ormai da 30 anni, questa volta sono stati i coristi del Duomo, la cattedrale di Fano, ad andare in Germania per rinnovare questo e rinsaldare questo gemellaggio. Un rapporto, un gemellaggio dunque che prosegue. Sì, certo, dopo l'incontro che c'è stato a Fano in novembre con il coro della cattedrale di Sant'Alessandro di Rastatt, abbiamo proseguito questo scambio, soprattutto questa amicizia, rinnovando la visita pochi giorni fa, tra fine aprile e inizio maggio, appunto nella città di Rastatt, con una serie di concerti e soprattutto un momento di incontro, scambio e di fraternità. Dove si sono tenuti questi concerti? Allora, sono stati due concerti, uno si è tenuto nella città di Rastatt, nonché anche una celebrazione di una liturgia nella loro cattedrale. L'altro concerto invece si è tenuto nella città di Baden-Baden, che è la capitale del Land tedesco dove si trova Rastatt. E avete partecipato anche a una santa messa? Sì, nella cattedrale di Rastatt, appunto, la liturgia è stata animata da entrambi i cori riuniti, e quello che è interessante è che sono stati eseguiti delle musiche di Lodovico da Viadana, che il coro di Rastatt ha in repertorio come il coro di Fano. Lodovico da Viadana è stato un compositore che ha lavorato a Fano tra il 1610 e il 1612. Non sono mancati anche dei momenti formali e uno scambio di doni? Certo, c'è stato un incontro con il sindaco della loro città in una occasione conviviale a seguire del concerto a Rastatt, dove sono stati portati i saluti del nostro sindaco Massimo Seri e della nostra amministrazione, e il loro sindaco appunto ci ha ricevuto e salutato. Abbiamo consegnato dei doni da parte del coro e da parte della città a, appunto, questi nostri amici di Rastatt. I progetti del coro? Dunque, nell'immediato il coro quest'anno celebra 10 anni della sua attività, e quindi stiamo allestendo il Gloria Re Maggiore di Antonio Vivaldi, che eseguiremo a Pesaro il 28 di maggio, ma a Fano il 19 di giugno nella chiesa di San Domenico. Più di 3.000 persone nell'ultimo fine settimana hanno partecipato, visitato la rinnovata festa degli alberi e dei prodotti tipici locali a Monbaroccio. Monbaroccio ha fatto centro anche con questa rinnovata edizione della festa degli alberi e dei prodotti tipici locali. Ormai la rodata organizzazione della Proloco con i suoi oltre 100 volontari è una certezza. Musei aperti, laboratori creativi, mostre ed eventi collaterali hanno riempito il contenitore di questa festa che da 30 anni rappresenta l'appuntamento di mezza stagione del borgo.
Spostare da marzo a maggio il periodo e rilanciarla era una scommessa che gli oltre 3.000 visitatori hanno fatto vincere agli organizzatori e a tutta la città. Questa novità dell'albero da Guinness dei primati è un qualcosa in più. Poi vedo che hanno, oltre diciamo, all'albero vero e proprio, ci sono tutta una serie di attività che sono collaterali, che sono aggiuntive rispetto a quello che facevamo gli anni scorsi. Gli anni scorsi era più la festa degli alberi, punto, della serie esponiamo alberi, piante, fiori, quello. Oggi come oggi invece vedo che sono più attività che fanno da corollario a tutto questo e quindi dà un valore in più rispetto a quello che è un fatto tradizionale. Cioè quello che conta è che anche in queste cose riusciamo, grazie alla Proloco, grazie alle associazioni, a essere innovativi e questa è una cosa importantissima. Direi che oggi abbiamo aperto con soddisfazione, soprattutto diciamo alla presenza di tantissime autorità, a partire dal signor Questore di Pesaro Urbino, a tutte le altre autorità civili, militari e anche religiose. Quindi qui da Monbaroccio oggi una bella soddisfazione per tutti i volontari e per tutti noi. Credo che sì, abbiamo preso ingranato la marcia giusta. Gli alberi, l'olivo era quella alla quale era dedicata questa edizione, ed il legno sono naturalmente i protagonisti di questa due giorni. Artigiani ed intagliatori lavorano sapientemente i tronchi per creare opere, ma anche per fare didattica ai più piccoli, per creare sensibilità ai temi dell'ambiente e della natura. E il grande approccio che ha avuto la Proloco di Monbaroccio, poi con la veste duplice del presidente, sia come presidente della Proloco di Monbaroccio che provinciale, dà questo impulso nuovo, attraversando poi un connubio con le scuole, con la Pirandello e il liceo Mengaroni, stanno dando buone indicazioni da un punto di vista di progettualità. È normale che avere tante Proloco sul territorio provinciale, azioni condivise, soprattutto in quest'ambito ambientale e turistico, possano lanciare dei frutti molto molto interessanti per il nostro territorio provinciale. E adesso la 14ª edizione della Colle Marathon, che è stata vinta da un atleta locale, Andrea Gargamelli, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Stamura, e che ha coperto la distanza di 2 ore 33 minuti e 39 secondi, lasciandosi alle spalle il vincitore del 2015, il marocchino Zain. Vincere in casa ha sempre un sapore particolare, ma vincere anche mettendosi dietro il campione uscente è una doppia soddisfazione. E quanto è successo al vincitore della 14ª edizione della Colle Marathon, che domenica scorsa si è disputata nello splendido scenario che si gode dalle colline di Barchi, da dove avviene lo start, fino all'arrivo a Fano, nella Marina dei Cesari. Andrea Gargamelli di Mondavio, della SEF Stamura, sale quindi sul podio più alto, dopo che negli ultimi 2 chilometri ha battagliato con il marocchino Jawad Zain, della LBM Sport Team, vincitore lo scorso anno, distaccandolo all'arrivo di oltre 2 minuti. Terzo, un altro atleta della LBM, Giuseppe Minci. Un'edizione questa ad alto tasso spettacolare che ha infiammato i cuori degli appassionati e riempito d'orgoglio quello degli organizzatori. Penso che sia unica in tutto quello che è successo, perché visto che ha vinto anche uno dei nostri è stata una bella festa, una bella apoteosi finale, perché vedere un arrivo così bello, due che si sfidano e vince uno dei nostri, è stato un gran piacere, quindi è stata una bella cosa. L'impegno è tanto, la fatica è tanta, però insomma è tutto ricompensato dall'accoglimento del pubblico e della città. È vero, sì, perché c'è tanto lavoro dietro la maratona. Infatti volevo ringraziare tutti i volontari, la grande coesione con le istituzioni, la città di Fano, il sindaco, la presenza delle associazioni, la Proloco, le forze dell'ordine, i vigili di Fano. Qui c'è stata la grande unità del territorio, dove insieme abbiamo fatto un grande evento che nel panorama internazionale è molto difficile organizzarla. Quindi l'aiuto di tutti è stato fondamentale nella 14ª edizione, che poi è stato un finale bellissimo. 1021 partenti, di cui ben 990 hanno tagliato il traguardo. Una sfida per tutti, però, non solo con gli avversari, ma anche con le alte temperature della giornata che hanno segnato il passo dei corridori, senza però penalizzare lo spettacolo. Nella categoria donne, con 2 ore 58 minuti e 24 secondi, al primo posto taglia il nastro Ilaria Acciardi, dell'Atletica Reggio.
al via anche il ciclista in carrozzina Luca Panichi. L'arrivederci a tutti per l'anno prossimo. Solitamente festeggiamo i centenari, questa sera invece facciamo uno strappo alla regola, lo facciamo volentieri, festeggiamo chi? Un diciottenne, si chiama Tommaso, gli auguri per i suoi 18 anni da parte di mamma Beatrice, babbo Francesco, dai nonni, dagli zii e da Marianna. Ok, adesso parliamo invece della Vis e dell'Alma, l'Alma che vince il derby per 2-1 espugnando il campo del Vis Pesaro, tra poco vi vedrete le immagini della gara. Ciò che invece non vedrete, perché abbiamo deciso di non mostrarvele, sono le scene della doppia aggressione alla nostra troupe. Perché abbiamo deciso di farlo? Perché abbiamo deciso di non trasmetterle? Perché sarebbe stato penoso e umiliante, soprattutto per gli autori di questo gesto, persone di una certa età, padri di famiglia, che avremmo sbattuto in televisione in un atteggiamento certamente deplorevole e difficilmente giustificabile. Lo sport a nostro avviso deve rimanere tale, e visto che Pesaro tra l'altro vuole candidarsi anche come città dello sport, non credo che mostrando queste immagini avremmo aiutato la città in questa impresa. Un effetto però questa vicenda lo ha procurato ed è un effetto immediato. Si tratta della decisione da parte di Fano TV di non mettere più piede all'interno di uno stadio di Serie D. Questo perché è chiaro che a questi livelli, a nostro modesto parere naturalmente, non c'è nulla di bello da vedere né tantomeno da mostrare a voi telespettatori. Il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, buona serata a tutti.